Le tre tappe iniziali del Giro d'Italia 2018 che si correranno in Israele rischiano di saltare per un incidente diplomatico occorso tra gli organizzatori della Corsa Rosa e il governo israeliano. La ministra della Cultura e dello Sport, Miri Regev, e quello del Turismo, Yariv Levin, hanno minacciato di mandare all'aria all'inizio del giro per protestare contro gli organizzatori italiani che nella pubblicazione del sito hanno indicato la location della partenza a Gerusalemme Ovest, o West Jerusalem nel testo in inglese, e che per il governo israeliano è un peccato mortale. Gerusalemme è la capitale di Israele, non c'è Ovest ed Est, ha tuonato la ministra. C'è soltanto una Gerusalemme unita. Così vuole infatti la dichiarazione unilaterale con cui, dopo la guerra del 67 e la successiva occupazione militare della parte orientale della città, che ancora perdura, ha proclamato Gerusalemme capitale eterna, unica e indivisibile dello Stato ebraico. Proclamazione che vale sicuramente per la stragrande maggioranza degli israeliani, salvo qualche rarissima eccezione, ma non per i palestinesi e soprattutto non per la comunità internazionale, che non ha mai riconosciuto l'annessione della parte orientale della città fino al 67 sotto sovranità giordana. Ma per la ministra Regev, se non sarà corretta la presentazione, il governo israeliano ritirerà la sua partecipazione all'evento.